Caro Babbo Natale, sotto questo delizioso albero di Natale ti sto già aspettando. Ti aspetto, forse è anche un po' presto, ma mentre ti aspetto, penso che la letterina di quest'anno non sarà la solita letterina, quella in cui ti chiedo che cosa portarmi per Natale. Caro Babbo Natale, quest'anno sono qui per scriverti tutte le cose che tu hai donato a me. Che cosa mi hai donato, caro Babbo Natale? Mi hai donato quello spirito indomito del sognatore, quello spirito che aleggia non solo per Natale, ma che a Natale trova proprio il modo di potersi esprimere in modo palese attraverso un albero di Natale, attraverso una casina pan di zenzero poggiata sul tavolino, una stella di Natale, un biscottino da cucinare e da servire su un piatto allegro e profumato di spezie e di amore. Caro Babbo Natale, i sogni esistono. Esistono ogni volta che dai un abbraccio sentito, esistono ogni volta che speri e credi in qualche cosa. Esistono ogni volta che aspetti come un bambino trepidante che qualcuno ti porti qualche cosa di bello, che sia un regalo o che sia semplicemente un abbraccio, un bacio, un gesto d'affetto. In te vivono tutte quelle persone che girando per le strade riescono a scoprire qualche cosa che abbia a che vedere con il mondo della fantasia, una nuvola che prende la forma di un leone. Oppure di scorgere un animaletto fatato nel bosco, tutte quelle volte che ti commuovi vedendo un riccio o una volpe o un'alba particolarmente bella e colorata, tutte le volte che dal forno esce qualcosa di profumato e che ti fa emozionare, tutte quelle volte che un ricordo, un pensiero ti fa battere il cuore. Caro Babbo Natale, tu sei tutto questo, sei la capacità di poter portare proprio quella nuvola rosa e fatata nella vita di tutti noi. C'è qualcuno che se ne ricorda solo per Natale, ed è già qualche cosa, e qualcun altro come me che è un po' più armato di coraggio e di pazienza e che cerca di spargere magia per tutto il corso dell'anno. Anche tu, caro Babbo Natale, fai la stessa cosa, perché d'altronde durante tutto l'anno prepari quello che poi avverrà durante il magico periodo natalizio. Io, caro Babbo Natale, ti sto già aspettando. L'albero di Natale è dolce così come te, colmo di prelibatezze e di sogni, di fantasie, di favole, così come se avesse nevicato. Anche se non nevica, possiamo sempre usare la fantasia e far nevicare, no? E così è per magia, e così è per magia è nevicato sul mio albero di Natale che si chiama proprio Fairy Tale, cioè un racconto di favole, una favola. Caro Babbo Natale, io di questo ti ringrazio di aver fatto in modo che il mio cuore restasse sempre pieno di favola, di bellezza, di sogno e di speranza. Mi sembra già un regalo molto, 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 molto importante, caro Babbo Natale. Quest'anno sono io che ti donerò qualche cosa di più. Ti preparerò dei fantastici omini pan di zenzero appena sfornati e te li lascerò sul tavolo della mia cucina. Un bicchiere di latte oppure un po' di tè? Cosa preferisci? Oh, Babbo Natale, grazie che anche quest'anno sei qui con noi a ricordarci che il sogno è uno dei doni più preziosi che l'essere umano possa ricevere. E a tutti voi io auguro buon Natale. Grazie.